Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole. Polifemo sta per compiere il suo primo anno dalla ripresa, da quel bellissimo 5 giugno del 2015, allorquando ho voluto dare una risposta a chi ha cercato di tapparmi la bocca, a chi ha cercato di sbattermi fuori, a chi ha cercato di impedire una informazione libera, un'informazione senza padroni, una informazione capace di contrastare il potere, di contrastare i poteri forti, di contrastare le cupole presenti a Taranto, presenti in Puglia, presenti in particolar modo sul territorio ionico. Non è stato facile, c'è stato però tanto impegno da parte nostra, da parte dei miei collaboratori, e c'è stato tanto affetto da parte di voi, amici telespettatori e concittadini. La vostra spinta è stata determinante, avete saputo accarezzare i miei sogni, che non sono solo i miei sogni, ma sono i nostri sogni, i sogni di una città che si vuole ribellare, i sogni di una città che vuole vivere, i sogni di una città che vuole splendere grazie alle sue risorse, per le quali ci battiamo ogni giorno. Un grande successo, ascolti da record, al di là di ogni rosea aspettativa, un fiume di consensi, messaggi, chat, un filo diretto con i cittadini. Beh, abbiamo la presunzione di dire che riusciamo a perfettamente sostituirci alle istituzioni, visto che le istituzioni poco o nulla fanno per questo territorio. Un grazie ai nostri sponsor che attraverso il loro apporto hanno permesso e permettono la realizzazione di queste trasmissioni. Non è facile schierarsi con me. Non è facile, scusatemi la presunzione, schierarsi con Luigi Abbate, perché Luigi Abbate si fa tanti nemici, ma il cuore di Taranto è forte. E quando vedo questo splendido scenario, questa terra baciata dal sole, dico, beh, vale la pena combattere, vale la pena spendersi per la libertà e per la difesa della nostra vita, per difendere l'ambiente. Beh, un grazie ancora. Molte volte mi vengono i momenti di solitudine, di tristezza, di sconforto, perché è difficile sfidare il potere, ma poi i risultati ti danno ragione e ti fanno scoccare quella scintilla vincente. Non ho altro da dirvi, vi dico solo che Polifemo e lo Sportello del Cittadino sono la vostra casa, la casa di una città che pretende un'informazione libera. Noi finora, possiamo dirlo ad alta voce, siamo riusciti a realizzare questo sogno, il nostro sogno, il vostro sogno.